Casa a luci rosse, scoperta a riposto, arrestata dai carabinieri coppia di cinesi. Agenti di polizia hanno invece arrestato tre uomini con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Dopo la tromba d'aria che ha devastato il patrimonio arboreo, a Cireale riparte con la giornata nazionale dell'albero. Nasce la Fondazione Comunale Teatro Bellini di Acireale. Il Consiglio Comunale ha approvato la Costituzione e lo Statuto. Bentrovati con Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale, riflettori sull'oasi Cristo Re di Acireale. Sono noti i ritardi nelle mensilità, nelle spettanze dei lavoratori, tante mensilità di ritardo. Il commissario Panvini, appena insediatosi, tenta di risolvere questa annosa questione. Questa mattina l'incontro con i sindacati, la CGIL intanto avanza tre richieste. Da un IPAB all'altra, Giarre, l'IPAB Bonaventura punta a fare cassa vendendo parte del proprio patrimonio sul mercato, un terreno del valore di circa 240.000 euro, ma non mancano i dubbi. Ad ACI Catena invece iniziative benefiche in primo piano, presentate questa mattina due eventi che avranno luogo nei prossimi giorni. Di questo e di altro parleremo all'interno del nostro TG, che andiamo ad aprire con la cronaca nera. Intensa attività dei carabinieri impegnati nell'area Ionico-Etnea su più fronti. A Giarre si registra pure una intimidazione ai danni di un negozio. Sentiamo. Una serie di arresti sono stati compiuti in varie località e per motivi differenti dai carabinieri operanti nell'area Ionica Etnea. A Trecastagni i militari hanno tratto in arresto, con concessione dei domiciliari, un 18enne segnalato all'autorità giudiziaria, tre minori 16enni per lesioni personali aggravate in concorso. Alla base della spedizione punitiva messa in atto sembra perciò che dietro vi sia una disputa amorosa fra un componente del gruppo e la vittima predestinata, un 17enne. A dare l'allarme la mamma dell'aggredito, richiamata dalle urla, in quanto la vicenda è accaduta nei pressi di casa, con conseguenze pure per la stessa donna, colpita al torace. Il trambusto però non passava inosservato, per cui sul posto interveniva una pattuglia che bloccava gli aggressori. A madre e figlio, trasferita al pronto soccorso Acese, venivano riscontrati dai sanitari un trauma contusivo all'emitorace, scoriazioni sparse e ferite lacerocontuse con 8 punti di sutura al naso. A riposto invece i militari di Sant'Alfio del nucleo operativo della compagnia di Giarre hanno arrestato in flagranza la 31enne Yao Xiang Hua e il 34enne Feng Min Lin, entrambi cinesi, per sfruttamento della prostituzione. Nel mirino degli investigatori era finito un centro massaggi sito in Corso Italia. Si scopriva così che all'interno, oltre ai massaggi, venivano fornite ai clienti, da parte di una giovane cinese, altre prestazioni, il tutto per un ammontare complessivo di 90 euro. I due cinesi sono stati rinchiusi nel carcere di Catania. A Macchia di Giarre, invece, i carabinieri hanno scoperto in contrada Sciara, all'interno di un capannone, un'auto parzialmente smontata e di provenienza furtiva. Rinvenuti inoltre un centinaio di parti di carrozzeria. Il proprietario, un 35enne, è stato segnalato a piede libero all'autorità giudiziaria. A Mascali arresto in flagranza invece per Antonino Finocchiaro, 53 anni, per evasione. Domani sarà sottoposto a giudizio per direttissima. Altro arresto con assegnazione domiciliare a Nicolosi per il 35enne Salvatore Laudani, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale. È stato infatti sorpreso a bordo di una moto condotta da un pregiudicato in violazione delle norme imposte. Infine a San Giovanni la Punta un mauriziano, Teknat Issen, è stato trasferito in carcere a seguito di un'ordinanza di custodia cautelare per aver più volte violato il regime della detenzione domiciliare. Rimanendo nell'ambito della cronaca, Giarre invece, misterioso episodio in pieno centro la scorsa notte, che ha tutta l'aria di essere un avvertimento intimidatorio. Uno sconosciuto con il volto coperto ha inferto due colpi di piccone al negozio Artigli, sito in via Tommaseo.
A pochi passi dal Corso Italia, la sequenza è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza con il video del salvaglio dei carabinieri. Arresti anche ad Acireale operati dalla sezione investigativa del commissariato di pubblica sicurezza. Tre arresti per spaccio sempre nella zona sorvegliata speciale di Aci Platani. Ancora controlli a tappeto ad Aci Platani e Aci Catena. Personale del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale ha arrestato ieri tre persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana. In particolare nella frazione acese di Aci Platani, la polizia ha tratto in arresto il 37enne Vito Mauro, che ha destato i sospetti degli agenti tentando di occultare una busta di plastica dietro un muretto. Da lì sono scattati subito i controlli, il Mauro è stato fermato e la polizia ha rinvenuto quattro involucri contenenti marijuana e una chiave di un'autovettura. Dal successivo controllo all'interno del mezzo, poi, gli agenti hanno pure ritrovato un ulteriore involucro pieno di droga. Ma Vito Mauro non è stato l'unico finito in manette, perché la polizia è intervenuta pure nel quartiere Loco ad Aci Catena, dove il servizio si è concluso con l'arresto dei cugini Sebastiano e Salvatore Patanè, rispettivamente di 26 e 24 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di marijuana. In particolare il Sebastiano, ritenuto il custode dello stupefacente, è stato trovato in possesso di circa 110 dosi della sostanza stupefacente e di 150 euro, tutte in banconote da 5 euro, ritenute il provento dell'illecita attività. Mentre il Salvatore, ritenuto lo spacciatore al dettaglio, è stato trovato in possesso di 3 dosi di marijuana e di una bilancia di precisione. Nel complesso dell'attività della polizia, infine, altri soggetti ritrovati in possesso di piccole dosi di marijuana sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori. E adesso invece ci occupiamo del voto sancito ieri sera in aula dal Consiglio Comunale di Acireale, che di fatto istituisce la Fondazione Comunale Teatro Bellini di Acireale. Il Consiglio ha approvato la Costituzione e lo statuto della Fondazione stessa. Sentiamo. Con 17 voti favorevoli e 9 contrari, il Consiglio Comunale ieri sera ha approvato la Costituzione e lo Statuto della Fondazione Comunale Teatro Bellini, che gestirà i due teatri comunali e si occuperà di promuovere e diffondere ogni forma di espressione culturale e artistica della città. L'istituzione della fondazione è una scelta politica, commenta il sindaco Roberto Barbagallo. In uno dei punti del nostro programma elettorale avevamo inserito la voce riappropriamoci dei nostri teatri. Il Bellini è chiuso dal 54 e faremo di tutto per restituirlo alla città, e il Maugeri, che purtroppo è stato fortemente danneggiato dalla calamità, fino a ieri è stato sostanzialmente un teatro con le porte chiuse, e noi vogliamo sia un teatro con le porte aperte tutto l'anno, un punto di incontro, una struttura viva in cui gli acesi possano ritrovare il piacere di passare le loro serate, commenta ancora il primo cittadino. La proposta dell'amministrazione, approvata dal civico consesso, presenta piccolissime variazioni, in quanto sono stati presentati 26 emendamenti, di cui ben 24 dal Democratico D'Agostino. Di questi, 5 sono stati approvati e 19 respinti. Gli emendamenti presentati, aggiunge il sindaco, ritenuti inutili, sono stati bocciati, ma l'opposizione intelligente si è resa conto che si trattava di una scelta politica. La fondazione è una scommessa di questa amministrazione sulla cultura, un impegno per una rivalutazione seria e il rilancio dell'offerta culturale cittadina e per la ristrutturazione e la riapertura del Bellini. Prima del voto d'aula è toccato a due commissioni consiliari esprimere il proprio parere. Oggi, all'indomani dell'importante approvazione, registriamo il sentire dei presidenti di prima e quinta commissione, rispettivamente Andrea Quattrocchi e Francesca Messina. Credo che sia il primo importante passo dell'amministrazione Barbagallo verso un rilancio della cultura, ed io aggiungerei anche dell'identità acese.
è uno degli aspetti e dei, diciamo, punti del nostro programma di Cambiamoci Reale, è quello di riappropriarci dei nostri teatri. La Fondazione Bellini rappresenterà probabilmente, anzi siamo sicuri, il volano che riporterà ad una graduale riapertura di uno dei teatri storici della nostra città, che purtroppo le amministrazioni precedenti hanno costantemente abbandonato, e con esso anche, diciamo, anche hanno abbandonato quello che è l'aspetto strettamente culturale, identitario della nostra città. Devo dire che come maggioranza siamo pienamente soddisfatti dell'approvazione della delibera ieri in Consiglio, perché riteniamo che la Fondazione possa rappresentare concretamente, cioè la possibilità concreta di un rilancio sia dell'arte che della cultura e perché no anche del turismo per la nostra città, oltre che un elemento identitario per quello che ha rappresentato storicamente Acireale per la cultura siciliana. 17 dicevamo i voti favorevoli, 9 quelli contrari, tutta l'opposizione con oggi il gruppo di Forza Italia che motiva il perché del no. Il gruppo ha votato contrario, in una nota dice il capogruppo Francesco D'Ambra, in quanto ritiene che questa sia una scelta poco responsabile visto il momento di forte crisi socio-economica che stiamo attraversando. La suddetta fondazione, infatti, aggiunge D'Ambra, risulterà particolarmente onerosa. Dal bilancio vengono prelevati 50.000 euro, il Comune perde la proprietà del Teatro Maugeri e quindi le relative entrate, inoltre della gestione passata lasciano a carico del Comune le passività ma ne acquisiscono le attività. Una fondazione poi che sembrerebbe più un sottogoverno di circa 25 ruoli che altro. Tutto ciò risulta strumentale, aggiunge il capogruppo di Forza Italia, anche dal fatto stesso che viene chiamata Bellini, ma il vero obiettivo è la gestione del Maugeri. Ai cittadini, aggiunge D'Ambra, viene chiesto di fare dei sacrifici in nome della spending review e poi si costituisce una fondazione che grava sul bilancio del nostro comune. Noi non siamo contrari ad investire in cultura, ma oggi, conclude D'Ambra, non possiamo permetterci di rischiare, oltretutto andando ad investire in un settore che proprio in questi anni sta avendo un trend negativo. Il Consiglio, intanto, a parte la approvazione della Costituzione dello Statuto della Fondazione Comunale Teatro Bellini di Acireale, ha approvato anche un documento, una osservazione al commissario del PRG che, come si ricorderà, ha dato una destinazione urbanistica al terreno situato tra il Corso Italia e via Arcidiacono, alle spalle della scuola Galileo Galilei di Acireale. Il Consiglio, con questa osservazione indirizzata al commissario del PRG, ribadisce consiglia di variare la destinazione urbanistica della zona in questione in IC, interesse collettivo, quindi un importante pronunciamento su una questione che, come ricorderete, recentemente ha sollevato il Partito Democratico con una nota ben dettagliata su questo argomento. Sempre a proposito di lavori consiliari, invece, questa sera alle 19.30 nella sala consiliare di via Palestra ad Aci Catena torna a riunirsi il Consiglio Comunale Catenoto. In primo piano la proposta del settore commercio tendente ad approvare la rielaborazione del piano di urbanistica commerciale. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, a tra poco. Il centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, Acireale, vicino alla biblioteca Zelantea. Centro analisi SAIM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAIM, via Marchese di San Giuliano 21, Acireale. Per info 095 60 48 83.
GTE Informatica, un mondo di innovazione a portata di mano. GTE Informatica, vendita computer e accessori, assistenza tecnica, connettività ADSL, registrazione domini, siti web, networking, e-business services. GTE Informatica, via Kennedy 56, di fronte parcheggio Livatino, a Cireale. Collegati su www.gte.it. Le Monde Petit. Petit Catania, da 0 a 12 anni abbigliamento in total look per cerimonia o per essere dolcemente elegante sempre. Angolo Outlet, per risparmiare e vestire sempre con eleganza. Cosa si mangia oggi? È una domanda che non mi pongo più da quando ho scoperto Carne e Natura. Basta solo andarci e scegliere tra le centinaia di proposte preparate giornalmente. Solo prodotti nostrani e di qualità. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola Acese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Carne e Natura. Macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga 82-84 a Cireale. Telefono 095-764-8448. Da 35 anni al servizio della buona tavola. Amici, sono a Scilichenti, sulla strada principale a 800 metri dal mare di Stazzo, per presentarvi il Residence Miramare. Villette unifamiliari, singole a schiera su tre elevazioni. Ma entriamo nei particolari. Seguitemi. Collocate in zona panoramica, le villette sono dotate di doppi servizi, terrazzino a livello, spazio esterno, ampio garage al piano cantinato e posto auto. Tutti gli accorgimenti e le rifiniture sono di alto pregio. Infissi a taglio termico, riscaldamento a pavimento, solare termico, impianto fotovoltaico. Per i pagamenti nessun problema, tutto risponde al meglio alle vostre esigenze, con tasso conveniente prima casa e possibilità di mutuo fino a 200.000 euro. Tutti i sabato e le domeniche open house dalle 9.30 alle 12. Visita al cantiere. Eccoci tornati in diretta, seconda parte del nostro giornale. In primo piano la festa dell'albero celebrata questa mattina ad Acireale in piazza Garibaldi. Dopo la tromba d'aria che ha devastato una fetta di città, recando danni consistenti anche al verde pubblico e privato, Acireale riparte con la giornata nazionale dell'albero, svoltasi questa mattina in piazza Garibaldi, sito simbolo dello stravolgimento prodotto dall'evento calamitoso. In prima linea la Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Catania e il Comune di Acireale, messe a dimora nell'occasione delle piante fornite dall'azienda Foreste Demaniali di Catania e dai vivai Piante Faro nella piazza devastata dalla tromba d'aria del 5 novembre scorso. Ma penso che nessuno si possa sottrarre da questa solidarietà istituzionale, perché la giornata di oggi tra l'altro è una giornata simbolo, non è solo l'idea in sé di avvicinare gli alunni e le nuove generazioni al senso per la natura e per la piantumazione degli alberi, ma proprio l'idea di dire che Acireale non si è abbattuta, ma anzi rinascerà più rigogliosa di prima. Il patrimonio arboreo ha subito veramente fortissimi incendi, danni che chiaramente solo con gli anni si potranno recuperare. Oggi è un gesto, oggi è la festa dell'albero e noi come azienda, come azienda siamo qui, diciamo, sempre disponibili per dare un supporto chiaramente simbolico alla città. Nel caso specifico Villa Garibaldi, che riteniamo essere rimasto l'ultimo baluardo del verde da Acireale. E di conseguenza è un piccolo gesto, abbiamo impiantato più di 12 piante, fra quali Washingtonia, Cordilline, dell'Ebrea, tutte piante che erano presenti. Quindi qua anche un invito a tutti a partecipare a questa ricostruzione di questo che secondo me è uno degli angoli più importanti e simbolici di Acireale. Presidente, agronomi in primo piano, come era stato già ampiamente anticipato. Sì, siamo qua oggi, la città riparte da questi piccoli eventi, da questi piccoli passi. Anche noi come Ordine degli Agronomi abbiamo donato una pianta alla città. Vogliamo fare vedere che la nostra presenza non è una presenza solo di facciata o di istituzione. Siamo qua in persona. Io rappresento tutti gli agronomi della Sicilia e oggi siamo qua.
a disposizione della città con un dono speciale, una pianta che abbiamo dato alla città, perché è giusto che anche questo segnale resti a memoria per tutti gli accesi, in modo che possano tutti contribuire, perché ognuno di noi deve dare il suo contributo. All'evento hanno preso parte diverse scolaresche della città. Un segnale forte, la posa simbolica delle piante con un messaggio che parte dai più piccoli. Noi siamo della Galileo Galilei, abbiamo portato i ragazzi per questa bella manifestazione, perché noi coltiviamo anche l'ambiente a casa, proteggiamo le piante e siamo molto dispiaciuti per tutto quello che è successo. Quindi i ragazzi sono stati ben felici di partecipare a questa iniziativa, che speriamo che abbia dei buoni frutti. Grande soddisfazione nelle parole del sindaco Roberto Barbagallo e del vice sindaco Nando Ardita. Questo deve essere un momento importante e così è stato. E la cosa più bella è che la partecipazione dei ragazzi, dei bambini, che danno un'impressione di prospettiva futura importante. Dobbiamo ringraziare assolutamente l'azienda Faro e l'Ordine degli Agronomi di Catania per la collaborazione fattiva, per le piante che ci hanno donato e perché oggi sono qui e non solo qui, perché insieme a loro stiamo avviando un percorso di risanamento in termini di verde nella nostra città dopo gli eventi calamitosi. Oggi mi fa piacere che ci siano tantissimi bambini, tantissimi ragazzi qui insieme a noi, perché occorre sin da piccoli pensare appunto al verde, alla cultura del verde. C'è tanto entusiasmo, i ragazzi approfittano anche per stare mezz'oretta fuori da scuola, che non è male per loro, però veramente una bellissima iniziativa che va sicuramente rifatta ogni anno per la giornata nazionale dell'albero. E adesso invece riflettori sull'oasi Cristo Re di Acireale, all'opera il commissario Panvini, sentiamo. Collaborare a fianco per cercare finalmente di venire a capo di una situazione che a tratti è parsa irrisolvibile. Questo in sintesi è il risultato dell'incontro di stamani tra il commissario straordinario dell'IPAB Oasi Cristo Re di Acireale, Giampiero Panvini, e le principali sigle sindacali. Panvini ha assicurato che farà di tutto per sbloccare lo stallo finanziario in cui si trova l'Oasi Cristo Re, i cui dipendenti sono costretti a convivere oramai da tempo con un ritardo nei pagamenti di più di 12 mesi. Il commissario, che ha ricevuto la fiducia di CGIL e CISL, ha poi aggiunto che all'origine dell'impasse vi è la mancata realizzazione della tanto attesa riforma delle IPAB, che oggi costringe gli enti a operare all'interno di contesti legislativi che non tengono conto dei cambiamenti economici registratisi nel corso degli anni. In tal senso Panvini ha specificato che un'occasione importante per parlare del futuro sarà l'incontro della settimana prossima, a cui prenderanno parte, tra gli altri, l'assessore al lavoro Bruno Caruso e il deputato regionale Nicola D'Agostino, firmatario del disegno di legge per la riforma delle IPAB. Venerdì infatti è stato indetto un convegno dove vedrà la presenza di illustri cattedratici, il professore Di Nuovo e il professore Faraci, che ci ha dato una grossa mano per la realizzazione di un piano di risanamento assolutamente credibile, concreto, realizzabile, da presentare alla Regione. Ci sarà, oltre i docenti che ho citato prima, l'assessore Bruno Caruso, che è il nuovo assessore alla famiglia della Regione, la dirigente generale della Regione, dottoressa Bullara, e l'onorevole D'Agostino, che presenterà il disegno di legge sulla riforma delle IPAB, che è assolutamente necessario, non più rinviabile, perché le IPAB, non solo questa, ma tutte le IPAB della Sicilia stanno soffrendo, perché le leggi non sono adeguate, risalgono al 1890, perciò quelle che regolamentano il lavoro delle IPAB. E per restare in tema, la CGIL Funzione Pubblica ha intanto avanzato al commissario 3 richieste. Vediamo. La Funzione Pubblica CGIL Catania ha inviato una nota al commissario Giampiero Panvini dell'Oasi Cristo Re di Acireale. Oltre a fare conoscere l'attività svolta in tanti anni e l'impegno profuso volto ad una rimodulazione delle IPAB regionali, tutto però rimasto praticamente al punto di partenza, la CGIL, entrando nello specifico dell'IPAB Oasi Cristo Re, ha avanzato 3 richieste ufficiali. Sblocco della questione minori migranti non accompagnati che dall'agosto dello scorso anno sono ospiti nella sede di via Maddem, ma ancora nessuno fra gli enti coinvolti nella questione
ha sborsato un solo euro di contributo, aggravando ancor più il già precario bilancio dell'ente. Ecco allora indispensabile sollecitare i comuni di Acireale e Catania a tenere fede alle rette in questione. Il secondo punto riguarda l'esigenza di raggiungere un accordo con la Regione per avere la possibilità di impiegare, nel caso in cui si riuscisse a vendere l'immobile di via San Carlo, alla probabile somma di 822.000 euro, da destinare così per il ripianamento dei debiti. L'ultimo aspetto riguarda l'invito a fare tutto il possibile per evitare il collasso e rilanciare l'IPAB, tutelando gli assistiti e i lavoratori. Da una IPAB all'altra, adesso ci spostiamo a Giarre. L'IPAB Bonaventura punta a fare cassa vendendo parte del proprio patrimonio. Sentiamo. L'IPAB Bonaventura di Giarre vende. È in fase di predisposizione, infatti, il bando di vendita di un terreno semi-edificabile di sua proprietà, per il quale è stato stimato un valore di 240.000 euro. Il terreno si trova in via Zingrino ed è denominato Fondo Arena. Nonostante l'inattività degli ultimi anni, infatti, l'IPAB Bonaventura dispone di un cospicuo patrimonio che si aggira intorno ai 7 milioni di euro e che dalle ultime vicende emerse sembrerebbe si sia tentato in questi anni di svendere. Una precedente perizia di questo terreno, infatti, stimava un valore di soli 64.000 euro, un quarto del valore quantificato in seguito. Una strana vicenda sulla quale sta indagando la magistratura contabile e anche la procura di Catania. Il commissario straordinario Iervolino, il segretario generale dell'IPAB Maria Antonia Battaglia, l'ingegnere Antonio Giaimo, autore della seconda perizia del terreno, si sono così riuniti con l'ingegner Rosario Foti e il legale dell'opera Pia, l'avvocato Giovanni Sciangula, per la predisposizione del bando di vendita del terreno con procedura a evidenza pubblica, a seguito del decreto di autorizzazione da parte della Regione Siciliana, servizio, vigilanza, opere Pie. Su questo terreno poi vi è un comodatario a cui però non sarà riconosciuto alcun diritto economico sulla vendita, come confermato dall'avvocato Giovanni Sciangula, che ha espresso un parere secondo il quale il diritto di svolgimento di attività sportiva del comodatario viene immediatamente a cessare nel momento in cui l'opera Pia ne farà richiesta. Si estende intanto ad altre scuole del territorio il progetto dell'Avis, già riposto dal titolo Avis Scuola Vado Torno e Ritorno. L'obiettivo è quello di sensibilizzare gli studenti alla donazione di sangue. Dopo l'ipsia Majorana Sabin il 24 novembre toccherà all'agrario Mazzei di Giarre, il 25 sarà invece la volta del liceo scientifico Leonardo, sempre di Giarre. I ragazzi coinvolti potranno decidere se aderire successivamente alle diverse giornate di raccolta sangue organizzate nell'ambito del progetto. L'Internazionale Socialista, la storica organizzazione internazionale dei partiti socialisti, tiene a Catania oggi e domani una riunione del suo comitato per le migrazioni, ospitata dal Partito Socialista Italiano. All'ordine del giorno della riunione una riflessione a tutto campo sull'impatto delle migrazioni nella politica, nell'economia, nella percezione dell'opinione pubblica nei diversi paesi. I delegati visiteranno nel pomeriggio odierno il centro assistenza richiedente asilo di Mineo, sempre in provincia di Catania. L'associazione culturale Vie Traverse organizza la presentazione del primo romanzo di Aziza Ismail. Rita Simeoni, napoletana e studiosa della cultura araba, dal titolo C'è sempre tempo per svegliarsi. Insieme all'autrice saranno presenti la sociologa e assistente sociale Maria Pia Fontana e l'arabista Loredana Greco. Il tutto nella Caffè Eden della Villa Belvedere domani alle 17.30. Alle 17 di oggi invece nei locali dell'antica cioccolateria Acese, appuntamento con il Circolo Bohemien, il caffè letterario, realtà
culturale della rivista online Nuove Edizioni Bohemien. Ospite dell'incontro lo scrittore acese Salvo Cavallaro, del quale sarà presentato il libro Date da mangiare ai pesci. Interverranno la giornalista e scrittrice Maria Cristina Torrisi, una giornalista di questo giornale, Gabriella Puleo, e l'attrice teatrale Laura Rapicavoli. L'appuntamento alle 17 nei locali dell'antica cioccolatteria Acese. Prosegue ad Acireale la settimana dedicata ai più giovani, all'insegna della riflessione, del gioco e della festa per ragazzi, famiglie, per tutta la città. Continua in occasione del 25esimo anniversario della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia la manifestazione Una città aperta ai ragazzi. Per domani e dopodomani il programma delle iniziative prevede dei laboratori di lettura e animazione che si svolgeranno nell'IPAB Spirito Santo in Corso Savoia ad Acireale, domani dalle 16 alle 19 e domenica dalle 9.30 alle 12.30. La partecipazione ai laboratori è gratuita, ma bisogna prenotarsi anzitempo. La settimana di eventi poi si concluderà mercoledì prossimo con l'incontro dibattito dal titolo Quali strategie e sinergie per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che si terrà nella sala Teatro dell'Opera dei Pupi di via Alessi, sempre ad Acireale. Rivali sul campo di gioco ma uniti nella solidarietà, e questo è il messaggio lanciato questa mattina ad Aci Catena dai responsabili delle due principali formazioni di volley femminile, appunto di Aci Catena, la Liberamente e la Golden Volley, alla vigilia del derby che li vedrà contrapposti in un incontro dal fascino sicuro. Il match infatti sarà anche l'occasione per raccogliere genere alimentare che verranno destinate alle parrocchie catenote. Durante l'incontro pallavolistico inoltre sarà possibile aderire alla raccolta fondi del progetto Famiglie SMA, impegnato nella lotta all'atrofia muscolare spinale. Per farlo basterà donare 2 euro inviando un SMS al numero 45501. Vedete le immagini della conferenza stampa di presentazione presieduta dal sindaco Ascenzio Maesano questa mattina ad Aci Catena. Maggiori particolari comunque nella prossima edizione del nostro TG. Con la premiazione del concorso giornalistico dedicato agli studenti della scuola secondaria riservato ai ragazzi di scuola media, al via oggi la 10ª edizione a Santa Venerina del Premio Internazionale di Giornalismo Maria Grazia Cutuli. L'appuntamento è alle 18.30 nella Casa del Vendemmiatore a Santa Venerina, in via Trieste. La serata sarà aperta dai saluti del sindaco Greco. A seguire gli studenti premiati saranno impegnati in una conversazione con il capo redattore del Corriere della Sera, Antonio Morra, un'occasione pratica per avvicinare i ragazzi al mondo dell'informazione. Adesso andiamo a chiudere e lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Domani giornata serena con venti prevalentemente deboli e temperature in leggero calo, calmi i mari. È tutto anche per oggi, grazie per essere stati con noi. Reporter torna domani alle 13.40 per le vostre segnalazioni o per rivedere il nostro TG. Vi ricordo la nostra pagina Facebook Etna Espresso Channel _TG Reporter. A domani.